Nel quartiere di Pantano a Pesaro, in particolare tra via Costa e via Solferino, è presente una struttura da anni in disuso e attualmente in stato di degrado. Dei capannoni, come dimostrano le nostre immagini, abbandonati e con coperture in amianto che stanno lentamente crollando dopo le intemperie dei mesi scorsi. I tettinetteri naturalmente vanno bonificati, c'è una legge della numero 257 del 1992 che dichiara pericoloso l'amianto. L'Eternit è fatto anche di questo materiale che è pericolosissimo. Naturalmente la pericolosità viene dal degrado, quindi con le intemperie, con tutto, possono, diciamo, mettersi nell'aria delle polveri, delle fibre pericolose per aerodispersione. Questa cosa diciamo, può portare delle neoplasie, quindi problematiche respiratorie. Il privato o comunque l'ente pubblico è obbligato a darne segnalazione della situazione del suo stabile per poi fare una mappatura. Cioè, io ho fatto una domanda per sapere se diciamo, il comune è a conoscenza di questa cosa, come credo che lo sia, però io ancora non ho avuto nessuna risposta, quindi poco tempo fa ho fatto un post un po' così provocatorio dove ho chiesto se l'assessore era a conoscenza di questa situazione. La struttura si trova a pochi passi da uno dei centri commerciali più frequentati della città di Pesaro. Questa è una zona dimenticata, ma a pochi passi dal centro abitato. Sì, è a pochi passi dal centro abitato, ma più che altro è proprio vicino a una zona a un parcheggio di un supermercato, l'Ipercoop, e quindi questo porta ad avere vicino tantissime persone che passano e che sostano. Quindi questa è ancora desta maggior preoccupazione. Dall'esterno dei capannoni è possibile osservare i segni più pericolosi del degrado. In questa zona c'è un vetro rotto e se si intravede il tetto sopra è in Eternit e si nota benissimo che il tetto è comunque trasparente, quasi trasparente, perché si vede la luce del sole. Questo naturalmente denota l'alto degrado che c'è in questo stabile. Questo tetto ha comunque delle dispersioni che possono essere, nel caso di tirate di vento o comunque tempeste, volare nell'aria. Essendoci qui un parcheggio, essendoci qui un supermercato ed essendo un centro abitato, il quartiere, questa cosa non è che sia un granché. Non c'è solo il rischio amianto a preoccupare i residenti della zona, quest'area nelle ore notturne diventa punto di ritrovo per persone dedite al bivacco e non solo. Questa è la potete vedere la situazione che c'è in questa zona qua. Io mi sono premurato già da tempo a chiedere in consigli di quartiere la situazione. In un primo tempo era stato presentato una domanda al consiglio di chiedere al comune per quale motivo qui vicino c'erano dei bivacchi, eccetera. Questa cosa è stata, diciamo, messa a norma, diciamo, anche se in una maniera così un po' rustica, non fatta proprio bene, però comunque era risultato, ma attualmente ancora persistono queste cose nonostante ci sia una recinzione è stata scavalcata.